Ecco alcuni rappresentanti dell'Istituto Bernocchi, Isis Bernocchi, che in qualche modo sono, fanno parte del Consiglio d'Istituto oppure qualche rappresentante. Perché stamattina cosa era previsto? Partiamo con Lorenzo, giusto? Stamattina era previsto uno sciopero per avere la DAD, come era previsto uno sciopero per avere la DAD almeno per 2 o 3 settimane, per il semplice fatto che la linea dei contagi sta aumentando, i contagi sono molto numerosi attualmente e quindi si sta cercando in qualche modo di dar voce agli studenti che vogliono tornare in DAD. E passiamo magari alla collega che si chiama? Valeria. Valeria, qualche tempo fa avete lottato per avere la scuola in presenza. Esatto. Oggi in qualche modo vogliamo tornare alla DAD almeno temporaneamente. Esatto. Perché questo cambio di diciamo, allora, di perché in questo periodo si è sviluppato un nuovo virus, l'Omicron, che sta circolando davvero tanto tra noi ragazzi. Ci sono davvero un sacco di ragazzi adesso in quarantena. Molti professori, quindi noi non stiamo lottando solamente per noi, ma anche perché i presidi ci hanno detto che stanno avendo molti problemi anche per quanto riguarda il personale scolastico, perché sono a casa col Covid, quindi noi rientreremo, che comunque mancherebbe il personale scolastico. Perfetto, passiamo ora la voce a Ali. Ali, in qualche modo tu rappresenti, sei rappresentante del consiglio di classe, ok? E com'è la situazione nella tua classe? Quanti hanno aderito allo sciopero? E secondo te quante persone sono affette da Covid o sono in quarantena? Nella nostra classe di casi di Covid non ce ne sono stati, però la nostra classe sono 6 sono venuti a scuola, ma quella è per motivi familiari perché i genitori non hanno dato il permesso di stare a casa. Però comunque loro hanno detto che possono fare cioè possono provare a stare in DAD per un certo periodo in modo tale che i contagi vadano giù e sia più sicuro tornare in presenza. Perfetto, allora in conclusione ritorniamo a Leonardo. Lorenzo. In qualche modo, scusa. Lorenzo. Ok, chiedo scusa. E in qualche modo ti sembra che la giornata di oggi, almeno la percezione che stai avendo, ha raggiunto l'obiettivo? Mi sembra che in classe, un po' quello che diceva lei, un po' che diceva la collega, ci sono pochi ragazzi. A noi hanno dato un'indicazione del 30% di presenza. Sì, io sono stato prima a fare un giro della scuola, a vedere nelle classi com'era la situazione e ci fa molto piacere che molti studenti hanno aderito a questo sciopero. La situazione qua adesso aumenteremo sicuramente i ragazzi perché è presto ancora, però si presume che questo sciopero abbia un certo effetto e che faccia il suo dovere. Ok, grazie molte.